Paolo Gatti ha anche un altro compito molto difficile, che è quello soprattutto di cambiare anche il tipo di lavoro al quale erano abituati gli abruzzesi, ovvero operai instradati nelle grandi fabbriche. Bisogna dire anche con un atto di coraggio no agli insediamenti dei grandi gruppi che vengono solo a prendere i vantaggi fiscali e i benefici delle europei o nazionali, e poi magari dopo 5 anni chiudono, lasciando così senza nulla la regione e il territorio. Questo senz'altro, con un appendice secondo me molto importante. Una grande sfida che noi dobbiamo affrontare, se possibile vincere, è anche quello di un cambiamento culturale. Questa è una regione in cui, come diceva lei giustamente, c'erano quelli che andavano a fare gli operai per le grandi aziende e c'erano quelli che avevano l'aspettativa nella vita di andare ad avere un posto pubblico nei comuni, nelle province. E così siamo stati una regione di questo genere, molto inclinata al pubblico impiego e molto inclinata al lavoro dipendente. Io penso che è necessario che noi sosteniamo un salto culturale, che noi diciamo ai giovani abruzzesi di oggi che possono e devono investire su loro stessi, su quello che studiano a scuola, su quello che studiano dopo la scuola, sull'università, sui corsi di formazione anche di alto livello, sul loro bagaglio, per costruire impresa, per essere artefici delle proprie fortune, secondo il vecchio motto latino. Noi questa cosa la sosterremo non solo evocandola, ma anche costruendo dei progetti. Uno l'abbiamo già fatto, tra poco vedrà la luce, si chiama Fare Imprese, quindi cercare di far capire ai giovani abruzzesi che possono, devono investire. Noi non li ostacoleremo, la politica, la burocrazia non li ostacolerà, e anzi cercheremo di dare loro gli strumenti, il cosiddetto know-how, con dei corsi di formazione fatti bene, di modo che possiamo avere più imprenditori in Abruzzo e quindi più ricchezza. E in questo l'Abruzzo nell'immediato futuro ha anche due straordinarie opportunità: la zona franca di Pescara e quella che è stata appena creata dopo tante insistenze e tante pressioni della zona franca dell'Aquila e dei comuni del cratere. Straordinarie opportunità che però vanno riempite di contenuti. Assolutamente sì, adesso c'è un grande interesse, infatti anche i dati sulla cessazione delle aziende e la creazione di nuove imprese all'Aquila sta avendo dei dati in controtendenza nazionale, proprio perché c'è una grande aspettativa. Compito nostro è quello di cercare però di dare un po' di programmazione e delineare qualcosa, che non si può fare un minestrone. Noi dobbiamo cercare di dare delle specificità. Io sull'Aquila sto sostenendo e sosterrò, oltre ai settori tradizionali della farmaceutica, dell'ICT, sull'Aquila noi secondo me dobbiamo puntare molto anche sul discorso culturale, rivalorizzando, restaurando quello che è andato perso anche con il terremoto, e anche un discorso di turismo integrato. Insomma, le nostre bellezze, io le racconto un aneddoto: è venuto qui un vecchio assessore regionale del Friuli Venezia Giulia, ormai molto in là con gli anni, quindi insomma di montagne ne sa, in Friuli Venezia Giulia, e gli ho fatto vedere delle zone, Campo Imperatore, Fonte Vetica, è rimasto straordinariamente impressionato, però mi ha detto: ma queste cose non le sa nessuno, non le conosce nessuno. Noi dobbiamo non solo veicolare il nostro patrimonio, ma formare anche persone che possano essere di aiuto alle imprese turistiche, che devono crescere, devono sapere come stare sul mercato, devono informatizzarsi ancora di più, comunicare sé, cogliere le opportunità che ci sono. Io credo che le prospettive, se ci tiriamo sulle maniche tutti come classe dirigente, siano buone. E allora dall'assessorato al lavoro, per sviluppare lavoro serve un grande sforzo anche di comunicazione verso l'esterno. Sì, questo lo dicevamo anche ieri in un convegno sulle risorse europee, che sono per fortuna risorse molto importanti, che però spesso non sono conosciute dalle persone e dalle imprese. Io credo che sia un nostro compito e anzi un nostro dovere far sapere agli abruzzesi e far sapere alle imprese abruzzesi tutte le opportunità che l'Europa ci offre, le risorse che ci sono, perché spesso di cose ce ne sono tante, ma i cittadini e le aziende non riescono a intercettarle per carenza di informazioni. Noi dobbiamo essere trasparenti e divulgare queste opportunità. Anche perché spesso la gente si ferma, l'imprenditore si ferma davanti alla barriera che è rappresentata dall'allargamento dei confini e dall'allargamento dell'ottica verso Bruxelles e non più verso Roma. Sì, ma dobbiamo crescere sotto questo aspetto, uscire
da alcune chiusure mentali che ci hanno accompagnato sia a livello politico che a livello imprenditoriale. D'altra parte, momenti come quello che viviamo di crisi sono anche per certi versi delle opportunità e sono delle sveglie. Noi dobbiamo sentire la sveglia e alzarci, come ho detto prima, e cominciare a correre. Per quanto riguarda, ci avviciniamo verso la chiusura di questo primo incontro che abbiamo con l'assessore regionale Paolo Gatti, per quanto riguarda invece una situazione difficilissima che riguarda il caso Villapini, quali sono le soluzioni che state studiando, visto che è proprio notizia delle ultime ore, pare che ci sia un gruppo interessato all'acquisto che poi ha smentito questo interessamento. Comunque rimane il dramma di queste persone, di queste famiglie. Rimane il dramma dei lavoratori, rimane il dramma delle persone che usufruiscono dei servizi di Villapini. È una situazione che purtroppo, come è noto, ci è caduta addosso. Io per la verità ne sono stato interessato molto di recente, perché all'inizio è stato gestito dall'assessorato alla sanità. Domattina avremo un incontro all'Aquila con i sindacati. Io credo che innanzitutto noi abbiamo il dovere di fare tutto quanto possibile per assicurare un Natale sereno, delle feste serene a questi lavoratori, e domattina cercheremo di farlo compatibilmente con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E poi dopo bisognerà anche vedere, anche alla luce della nuova normativa regionale, perché va data una prospettiva ai lavoratori e vanno assicurati i servizi, però ecco, nel rispetto delle regole. Ci proveremo, insomma. Paolo Gatti ha intrapreso questa attività politica già da qualche anno. Come vede la sua vita proiettata, diciamo la sua vita al termine di questa prima legislatura da assessore regionale? È evidente che, insomma, io sono 10 anni, ho fatto il consigliere di opposizione prima al comune di Teramo, poi ho fatto l'assessore, adesso questa nuova entusiasmante esperienza, anche se molto difficile, la regione. Ma io sicuramente mi riproporrò al giudizio degli elettori, che considero, diciamo, la Corte di Cassazione. Saranno i cittadini a decidere, saranno i cittadini a decidere, a valutare il lavoro, l'impegno, la disponibilità, insomma le caratteristiche che tutti enunciamo in campagna elettorale, ma che poi siamo chiamati a praticare quotidianamente. E quindi decideranno i cittadini della provincia di Teramo se il mio impegno e la qualità del lavoro saranno stati sufficienti oppure no, e quindi decideranno loro se e io dovrò continuare a rappresentarli e in quale luogo. Per concludere questa intervista, la domanda tipica di Vides.tv riguarda il rapporto dell'ospite di turno con il web. Qual è il rapporto tra Paolo Gatti e internet? Un rapporto artigianale, tanto per cominciare. Io sono stato una specie di autodidatta. Internet lo uso, uso anche Facebook, perché da poco tempo anche una pagina Facebook, cioè, naturalmente uso internet per le informazioni, quindi spesso sto sui siti, sulle rassegne stampa, sulle notizie, lì Google News, queste cose qui, e poi ho anche un sito internet, quello mio personale, che guardo molte volte e che controllo se i miei collaboratori scrivono tutto quello che io faccio. Quindi insomma è un uso moderato ma molto interessato, e che è esclusivamente riferito al lavoro che faccio. Bene, allora ringraziamo l'assessore regionale al lavoro Paolo Gatti per la sua disponibilità. Lo ritroveremo sicuramente dopo le feste su Redazione Aperta su Vides.tv. Thank you.